Audiolibro I fiori dell'ignoto di Pietro Trevisan. Terza parte del primo capitolo, La barca arenata, e prima parte del secondo capitolo, La smemorata. Fu proprio allora che la ragazza misteriosa si risvegliò. Prima emise un vago lamento e pronunciò un paio di parole incomprensibili e gutturali, che a Larsin sembrarono qualcosa come tucucla e telecli, una sorta di scioglilingua o di gioco di parole. Gli parvero familiari, ma non seppe dire a cosa potessero somigliare o cosa potessero significare, né in quel momento né in seguito. Poi spalancò gli occhi e la bocca, emettendo un grande sospiro, quasi un urlo soffocato. I suoi occhi sembrarono cercare qualcosa attorno nell'aria, terrorizzati. Nel vedere quel brusco risveglio, anche Larsen sobbalzò, sorpreso e spaventato. «Calmati, ragazza, sei in casa mia e sei al sicuro». Quando lei si volse a guardare Larsen, lo spavento nei suoi occhi sembrò spegnersi. Larsen le disse dove si trovava e come l'aveva trovata, poi le chiese chi era. La ragazza ansimava ancora, ma sembrava stare bene. «Come ti chiami, fanciulla?» «Mi chiamo Thumrel, Thumrel Nercan, e vengo dalla Valle dei Gigli, in mezzo alle montagne della Luna». Larsin rimase interdetto, ma solo per un secondo. Fu più forte di lui nel sentire quelle parole reagire con una piccola battuta. «Ah sì? La Valle dei Gigli? E io sono la grande regina del Veltian!» Capitolo secondo. La smemorata. Sindrieli non amava molto il dottore. Non gli piacevano le persone che facevano scelte strane nella vita. Pensava che potessero essere persone pericolose, che si mettono nei guai e che spingono altri a mettersi anche loro nei guai. D'altra parte era l'unico medico del villaggio. Il dottor Veltur Laran era senz'altro un individuo singolare. Bravissimo e coltissimo, aveva abbandonato la vita di città per andare a imbucarsi in quel piccolo villaggio ai piedi delle montagne, in una zona depressa e lontana dai grandi centri della civiltà. Diceva che era perché non amava la vita di città, perché conduce alla corruzione, e che solo la pace e la vita semplice e austera dei paesi rende un uomo integro e sereno. Una risposta così strana però aveva la sua ragione comprensibile, anche se non per Sindrieli. Era un Avennar, cioè un seguace della dottrina dell'Aventri, poco conosciuta da quelle parti, ma che aveva dei concetti morali molto rigidi e che tendevano a separare i suoi seguaci da tanti aspetti della vita pubblica. Era il seguace di una religione diversa da quella di Sil e degli dei tradizionali del Regno Aureo, ed era soprattutto questo che non andava a genio a Sindrieli. Quello strano culto, di cui lei non sapeva quasi assolutamente nulla, e che più che una religione era forse piuttosto una specie di filosofia mistica, rifiutava il culto degli dei, negandone l'esistenza, e affermava che origine di tutto era un unico principio impersonale assoluto presente in tutte le cose. Di questo però Sindrieli non sapeva e non poteva capire niente. Per lei, semplicemente, gli Avennarna non credevano negli dèi e perciò erano degli atei, delle persone da evitare. Quello, infatti, era il pregiudizio tipico degli Etarna, del popolino delle classi basse. E infatti, proprio per questo, spesso gli Avennarna erano stati spesso perseguitati dai sacerdoti, soprattutto nelle aree rurali, dove la gente era molto più attaccata alle tradizioni del culto di Sil, la dea del sole, signora dell'universo, e delle altre divinità delle messi, dei boschi, delle acque e delle forze naturali. Un culto che si era formato ancora prima della nascita del Regno Aureo e che si identificava con esso e con il suo sistema di vita.
Da quelle parti gli Avennarna erano pochissimi, a tal punto da essere quasi sconosciuti, ma il dottore era riuscito in parte a far accettare alla gente le sue scelte religiose e morali, dato che era considerato bravissimo e una persona di rara umanità e generosità. La sua ferrea morale poi era comunque riuscito a farla apparire agli occhi dei semplici e degli incolti come una persona da rispettare completamente. Gli Avennarna li si trovava più spesso nelle grandi città, fra la gente delle classi medie, artigiani, mercanti, ma rimanevano dovunque una stretta minoranza, anche nei più grandi centri. La teocrazia dei sacerdoti di Sil rimaneva di fatto incontrastata in tutte le numerose province del Beltian e con un potere pressoché assoluto nelle campagne. Nelle città, invece, la mentalità più aperta e tollerante aveva permesso che gli Avennarna potessero vivere più tranquillamente, anche se non potevano ambire alle alte cariche dello Stato, che se non erano occupate da sacerdoti, dovevano comunque esserlo da parte di ferventi seguaci delle tradizioni religiose. Sindrieli era una donna molto devota al culto nazionale e frequentava spesso il locale tempio di Sil per fare offerte e invocare favori, e faceva in modo che i figli venissero istruiti nei principi della religione tradizionale dai sacerdoti di Yarethian, accarezzando l'idea che qualcuno di loro potesse diventare un giorno una sacerdotessa o un sacerdote di Sil. Perciò non poteva fare a meno di guardare male il dottore, esattamente come facevano i Kamethaina del locale tempio di Sil. Non le piaceva il fatto di averlo in casa, ma ora che sua madre, la vecchia matriarca Aranzi, aveva deciso di accogliere quella povera ragazza incinta nella sua famiglia, doveva accettare il fatto di trovarselo intorno spesso, almeno fino a quando non si fosse sicuri che la ragazza stava bene. Perché se la ragazza svegliandosi aveva detto di venire dalla Valle dei Gigli, era legittimo sospettare che stesse molto male, forse era pazza. Avrebbe avuto la tentazione di affidare la giovane Thymrael alle cure di sua cugina Tarchisi, che era una strega di campagna e conosceva tutti i segreti delle erbe, dei fiori, delle piante e delle pietre per curare i malati e proteggere il parto delle puerpere, ma sapeva che allontanare a forza il dottore le avrebbe inimicato il marito, che era sempre stato un suo buon amico. D'altra parte, non si sapeva ancora nulla di come si sarebbero messe le cose, considerando che non si sapeva ancora chi fosse in realtà la ragazza, da dove venisse e perché si fosse trovata in quella barca sulla riva del fiume. Quindi che fosse pazza era solo un'ipotesi come un'altra, perché magari stava solo fingendo di essere tale. Il giorno dopo che Larsin aveva trovato Thymrael, il dottore era venuto di nuovo per controllarla e parlare con lei. Sarebbe stato suo dovere avvertire l'Alcati, la matriarca borgomastro del paese, e i gendarmi. Ma prima voleva chiarire lui di cosa si trattava. L'Alcati era una vecchia donna ottusa e interessata e non godeva della sua fiducia, e i gendarmi del paese erano tre imbecilli. Non erano quindi le persone più adatte ad interrogare una ragazza spaventata e sola. Poteva anche darsi che decidesse di non parlare a nessuno di lei e di inventare una storia qualsiasi sull'identità di Thymrael, magari raccontando che era una cugina dei Ferstran, che era rimasta orfana o qualcosa del genere. Nel frattempo, la fattoria dei Ferstran era abbastanza isolata perché nessuno notasse che aveva una nuova ospite. Mentre Sindrieli gli serviva una tisana calda, Veltur sedeva nella cucina dei Ferstran parlando con i due coniugi sulle condizioni della ragazza. Allora, insiste nella sua versione? Sì, dice ancora di venire dalla Valle dei Gigli. Convinta, eh? Quando me l'hai detto ieri ho pensato che fosse in stato confusionale, ma ora penso che o è in una sorta di delirio in cui confonde la fantasia con la realtà, oppure si è inventata una bugia stupida per nascondere chi sia veramente e da dove viene e da dove venga. Sindrieli parlò animatamente. A noi sinceramente fa paura quello che dice, ma ci fa una pena. Sembra così fragile, spaventata e poi aspetta un bambino.
Vorremmo tenerla noi. Mia madre sembra proprio decisa a farlo. Il posto ce l'abbiamo e ci potrebbe aiutare nel lavoro dei campi. Conoscete la legge, Sindrieli? Ogni cittadino del Beltian deve dichiarare alle autorità locali se ospita in casa una persona sconosciuta. Non potete nasconderla o rischiate grosso, soprattutto se dovesse risultare che ospitate una fuorilegge. Finireste in galera per averla protetta ed ospitata. Andiamo, dottore, sbottò Lorsin. Guardala, ti sembra una malfattrice. Semmai una ragazza fuggiasca, forse una monaca rimasta incinta, o forse semplicemente una ragazza che subiva maltrattamenti, o forse chissà è fuggita da qualche brigante che l'ha rapita e messa incinta. Mi sembra abbastanza chiara la cosa, e forse un poco matta, sì, ma non mi sembra certo una matta pericolosa, solo strana. A proposito, ha detto qualcosa d'altro oltre alla sua presunta provenienza? Oh, non molto. Quando ho insistito nel dire che veniva dalla Valle dei Gigli, io ho cercato di farle capire che non era possibile, perché là non ci viveva più nessuno da alcuni secoli, e allora lei mi ha detto che non si ricordava più la data in cui ci trovavamo, nemmeno l'anno, e mi ha chiesto di dirglielo. Quando gliel'ho detto, mi ha guardato in modo strano e mi ha detto che proprio non riusciva a ricordare niente, neanche la sua data di nascita. Poi si era incattucciata nel letto come un bambino piccolo e si è messa a piangere. Sì, insomma, è proprio strana. Già, molto strana. Mi è sembrata spaventata, reticente alle domande. Questa volta fu Sindrieli a rispondere. Ma, a dire il vero, non le abbiamo fatto tante domande. Abbiamo pensato che forse era meglio aspettare un po'. E non ci è sembrata spaventata. Preoccupata per il figlio che porta in grembo, questo sì. Quando le ho portato da mangiare ha detto che si sarebbe sforzata di mangiare tutto perché doveva pensare al suo piccolo. Ho pensato 100 volte di chiederle se stesse scappando da qualcuno, di chi era il figlio che stava portando in grembo, se era un brigante, un nobile, un sacerdote, ma mi sono limitata ad osservarla. Le sue mani non sono mani da contadina, anzi tutto il suo corpo è qualcosa di straordinario. Non ha una sola imperfezione, nessuna impurità sulla pelle, sembra la pelle di un neonato, eppure avrà circa 20 anni, forse di più. Quando ho notato questo, mi sono fatta un romanzo in testa. Ho pensato che potesse essere la rampolla di qualche famiglia nobile che è rimasta incinta di qualche poveraccio di cui si era innamorata e per poterlo sposare, o forse solo per stare assieme a lui o per tenersi il figlio, è fuggita dalla sua villa. Se fosse così, rischieremmo di trovarci di fronte a casa qualche gendarme inviato dalla sua famiglia. Come spiegazione è la più facile da pensare, ma l'apparenza a volte inganna. Se permettete, ora vorrei visitarla, controllare lo stato della sua gravidanza e interrogarla sulla sua identità, e speriamo che voglia rispondermi. Larsin e Sindrieli lo accompagnarono alla veranda sul retro del casone. Là, sotto il portico dagli archi di legno, stava seduta Zimrel su di una sedia di vimini, riposando dalla calura estiva e osservando i meli del frutteto che si inerpicava sull'ampio fianco della bassa collina di proprietà dei Ferstra. In cima si scorgeva la casa della sorella minore di Sindrieli, che aveva ricevuto dalla madre Aranzi quel piccolo casolare, un appezzamento di terra dall'altra parte della collina, in proprietà sua e dei suoi figli. Appena li vide, Zimrel sorrise loro e chiese a Sindrieli se anche la casa che si vedeva lassù era dei Ferstran. È di mia sorella Maeliani. Nostra madre, capofamiglia, ha voluto darle quella casetta perché ha più figli di me e riteneva giusto che avesse uno spazio suo. Perché ti interessa saperlo? Così mi piacciono le case in collina. La mia casa invece era nel fondovalle, quando vivevo nella Valle dei Gigli. Sindrieli si irrigidì, ma non disse niente. Larsin volse lo sguardo al cielo, agitando le mani giunte in un'invocazione a qualche divinità. Sindrieli sembrava incantata dal panorama della collina e della casa in lontananza, come se vedesse qualcosa del genere per la prima volta in vita sua. Il dottore era ansioso di parlarne. Il giorno prima, quando era tornato da casa sua, non le aveva parlato molto, perché poco dopo averla visitata più accuratamente, lei si era di nuovo addormentata di colpo. Come stai, ragazza mia? Dimmi, quando pensi che nascerà il tuo bambino? Di quanti mesi è? Zimrel
Sembrò riscuotersi dal suo incanto e scoprire che non era capace di rispondere. Io credo che non ci vorrà molto, ma non mi ricordo quando sono rimasta incinta. Cosa ti ricordi del tuo passato? Qual è l'ultima cosa che rammenti prima di essere stata trovata da Larsen? Del mio passato mi ricordo alcune cose, altre no. Alcune cose della mia infanzia, della mia famiglia, della mia casa. E ricordo bene anche il mio nome, ma da quando ho lasciato la Valle dei Gigli non mi ricordo quasi niente. Certe cose le ricordo come si ricorda un sogno. Mi sembra di ricordare che ho preso la barca in mezzo alle montagne e sono scesa lungo il fiume per un paio di giorni, ma non ne sono sicura. Ho come l'impressione che non fossi sola, ma non mi ricordo chi ci fosse con me nella barca, né dove sia andato a finire. E prima? Cosa è successo prima? Thimrel volse lo sguardo di nuovo verso il crinale della collina. Non riesco a ricordare, non riesco neanche a ricordare il momento in cui ho lasciato casa mia nella Valle dei Gigli. L'hai lasciata di tua spontanea volontà o sei stata costretta? Ti hanno rapita? Mi sono persa, se ricordo bene, non sono più riuscita a trovare la strada di casa e poi si bloccò. Sembrò quasi congelarsi, mentre il suo sguardo diventava vitreo. Per un istante Veltur temette che stesse di nuovo per cadere in quella strana catalessi in cui l'aveva vista la prima volta. Le afferrò delicatamente un braccio. Thimrel reclinò il volto in avanti e un singhiozzo uscì dalla sua bocca tremante. Il dottore si allontanò un attimo per parlare con i padroni di casa. Non credo che stia fingendo. Ma nello stesso tempo credo che voglia nascondere qualcosa, forse qualcosa di così spaventoso da non poterne neanche parlare. Rapita e violentata? Qualche brigante che magari ha ucciso la sua famiglia e l'ha portata con sé fino a quando lei è riuscita a fuggire? Se è così, ci vorrà molto tempo per sapere tutta la verità, forse non la sapremo mai. Bisognerà conquistare la sua fiducia, aspettare che si abitui a noi. Ma in questo momento continuo a domandarmi perché continua a dire di venire dalla Valle dei Gigli. A meno che non si sia trovata prigioniera proprio là. In fin dei conti sarebbe un buon rifugio per dei briganti. Credo che neanche il più temerario dei briganti avrebbe il coraggio di porre il suo rifugio in quel luogo maledetto dagli dèi, sbottò Thingrieli. Chissà. Bisognerebbe sapere che cosa ne pensano quelli delle valli vicine. Magari loro sono di diverso avviso. E io non ci sono mai stato da quelle parti, né intendo andare in quei luoghi agli estremi confini della civiltà per chiarire la cosa, almeno per il momento. Se davvero volesse nascondere qualcosa, non si inventerebbe una storia più credibile? Sì, infatti, probabilmente è confusa. Sente di non poter dire tutto, ma nello stesso tempo non sa neanche lei quello che dice. Ma se non ne veniamo a capo in fretta, dovrò andare dai gendarmi di Arethian e denunciare la sua presenza in casa vostra se non lo farete voi. Dottore, quanto pensate che ci voglia ancora perché nasca il bambino? Sindrieli, da quel che ho visto, secondo me, al massimo un paio di mesi. Appunto, ricordati che qui si tratta non del destino di una persona, ma di due. Io vorrei che fosse lei prima di tutto a raccontarci chi è e da dove viene, se il suo nome è vero e chi è la sua famiglia. E poi si deciderà se è il caso di parlarne ai gendarmi. Nessuno sa che lei è qui, nessuno l'ha vista. Posso anche raccontare che una mia lontana cugina povera è venuta a lavorare da noi. Cosa vi costa, dottore? Se salta fuori la verità, potrete sempre dire che voi non sapevate niente, no? Va bene, Sindrieli, hai vinto tu. Vedo bene che ci tieni molto a questa ragazza e al suo bambino. Ve la lascio, ma mi riservo di visitarla spesso e intendo farle ancora delle domande, fino a quando non avrò scoperto qualcosa, va bene? Tutto quello che vuoi, dottore, ma non consegnarla ai gendarmi. In quel momento sbucò Erkan dal frutteto con un cesto di mele che disse: Allora, dottore, sta bene la nostra fata? Larsen fece il gesto di mollargli un'altra sberla. Non è una fata, lo vuoi capire? E allora chi è? Tra l'altro dice di venire dalla Valle dei Gigli. Ci sono solo due tipi di persone che possono dire di venire di là. O un matto o un essere fatato. Chi altri?
Lei non viene dalla Valle dei Gigli. Fimrel si riscosse e si voltò di scatto verso Larsi, quasi furiosa, ma con un'espressione di disperazione dipinta in volto. Perché dici che non vengo di là? Credi che sia una bugiarda? Avevo la mia casa là, in centro alla valle, vicino al lago di Bruel, dove vivevo con la mia famiglia, dove vorrei poter ritornare. Mi ricordo i gigli della valle, che fiorivano dalla primavera all'autunno a migliaia, e i campi diventavano rossi come il sangue. Sono cresciuta vedendo i gigli fiorire ogni anno, e mia madre mi diceva che in nessun altro posto al mondo crescevano così tanti gigli come nella nostra valle. Per questo la chiamavano così, la mia bella valle che forse non rivedrò mai più. E tu insisti col dire che non vengo da lì? Perché? Cosa ti spaventa? Larsen ammutolì e sbiancò in volto. Non osò replicare niente. Ma si vedeva che il discorso della ragazza l'aveva spaventato. E non solo lui. Visto? È una fatta, non c'è dubbio, bisbigliò Erkan al dottore. Indubbiamente è una persona molto particolare, gli rispose. Quella stessa sera, chiuso nel suo studio, seduto sulla sua poltrona in mezzo ai suoi libri, il dottore continuò a rimuginare le parole della misteriosa Zimrel. Lei era convinta di venire da quel posto di cui la gente non osava quasi neanche pronunciare il nome e tantomeno considerava anche solo la possibilità di avvicinarsi. Eppure lei affermava la sua provenienza con una sicurezza e una serenità che lasciavano sconcertati, come se non sapesse assolutamente niente di ciò che era successo tanto tempo prima in quel luogo lontano e terrificante. E chiaramente non capiva che quello che diceva non poteva avere alcun senso, perché nessuno poteva vivere ancora là, e lo sapevano tutti nell'area delle montagne e della luna. Semmai poteva essere reticente su quello che era successo dopo aver lasciato il suo presunto luogo natio. Veltur era convinto che ricordasse di più di quello che voleva far credere, ma che per un'oscura ragione non volesse rivelarlo. Ad un certo punto si alzò dalla sua poltrona e si diresse verso le finestre che davano d'oriente, verso la catena delle montagne della Luna, così chiamate per il loro biancore lunare, quasi spettrale, le cui prime cime distavano al massimo una cinquantina di chilometri, oltre le alte colline che ne erano i prodromi. Si ricordò di uno dei volumi della sua biblioteca esoterica e misterica. Si chiamava L'ombra delle leggende di Per-Un Øyarsson. Era una raccolta di tutte le più misteriose e paurose leggende di tutto il Beltian, di tutti gli eventi misteriosi narrati dalle cronache antiche e moderne. Storie di fantasmi, di case infestate, di demoni, vampiri, orrendi delitti e mostre incredibili. E naturalmente c'era anche la storia della Valle dei Gigli. Andò a cercare quel volume, perso fra decine di altri, innumerevoli volumi che riguardavano le dottrine più oscure ed eterodosse del Regno Aureo. Ci dovette mettere un po' di tempo a trovarlo, perché era parecchio tempo che non lo leggeva più. Era stata una delle sue passioni da giovane, quando provava più interesse per il lato misterioso ed insolito dell'esistenza. Ma ora, divenuto scettico e maturo, non consultava molto spesso quel genere di libri di tipo misterico, scritti da stravaganti esoteristi che collezionavano strane dottrine e strane narrazioni di leggende paurose e su fenomeni misteriosi ed inesplicabili. Rilesse il capitolo che narrava la storia della Valle dei Gigli, come per cercare possibili indizi su come spiegare quello che gli aveva detto Zimrel, e che al momento non aveva alcun senso. Tutto era cominciato quando, molto tempo fa, ben 4 secoli prima, la sovrana Alkündri aveva promosso e incoraggiato la colonizzazione delle più lontane regioni orientali del regno, prima di allora molto poco popolate e spesso infestate da predoni nomadi provenienti dalle remote praterie dell'est, oltre i confini del Beltian. Voleva creare un baluardo di civilizzazione contro le invasioni dall'Oriente, che in quel tempo erano un grave problema per il Regno Aureo. I vasti territori dell'Encarbian
nei quali a quel tempo era compresa una parte delle montagne della Luna e la valle del fiume Aydin, erano stati invasi da un'ondata di colonizzatori dall'ovest, masse di eterna nulla tenenti e schiavi liberati provenienti dalle regioni centrali del Belt.